Ciao ragazze e benvenute in un nuovissimo video. Video diverso dal solito, faremo una specie di esperimento barra tutorial. Non posso chiamarlo tutorial, più esperimento, diciamo. Oggi ho deciso di cambiare colore ai miei capelli e di filmarlo in accordo con le ragazze del gruppo del negozio che erano comunque abbastanza interessate. Siccome cercavo su internet un tutorial di questo tipo e non l'ho trovato proprio di questo colore specifico, allora ho detto dai, facciamolo. Ho meditato un paio di giorni e poi ho deciso di buttarmi. È stata un po' dura mettermi d'accordo con i negozianti perché veramente erano molto scettici da questa cosa, però alla fine siamo riusciti a giungere un compromesso e ho trovato un colore che potrebbe fare a caso mio. Ero indecisa, io volevo fare il lavanda oppure il fucsia, che sono i due colori che mi mancano nella mia tabella di prove, diciamo, di colori. Alla fine ho optato per un mix tra il viola e il fucsia. Perché il lavanda era troppo chiaro, almeno nella gamma dei colori, dei tonalizzanti che erano a disposizione. Volevo un lavanda un po' più scuro, proprio il lavanda classico, però il lavander chiamato così è proprio su base molto chiara, bianca, quindi quando ho visto il campioncino ho detto no. Il viola, invece il violetto, che sarebbe anche uscito abbastanza bene, purtroppo mi ricordava troppo il blu, quindi no. Alla fine ho optato per questo della Money Panic, ho riprovato a comprarlo anche perché era l'unica a disposizione, il Mystic Heather, questo viola qua che è un viola molto intenso, però un violetto che tira quasi anche sul fucsia. Ne ho prese due confezioni, ma una dovrebbe bastarmi in un negozio ovviamente di fornitura di parrucchieri. Questi qua sono della Money Panic, quello nel tubetto non mi era piaciuto granché, però piuttosto che di prendere la Crazy Color ho preferito la Money Panic. La Crazy Color non mi ispira molto, mi sembra proprio un tonalizzante un po' per i bambini, non lo so, non è un brand che mi piace. Ho comprato questo cosino per dosare l'ossigeno. Il decolorante, insomma, che non avevo, quindi facevo sempre a occhio, così facciamo le cose un po' più professionali. Sto cercando di capire. 25, 30, 35, 25, 30, 35, 40, 45, no, 50, 25, per arrivare a 54, 25, 30, 35, 40. È impossibile. 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, ok. 65, ok. Va a 5 a 5. Ho dei problemi. E allora questo l'ho comprato. Questi ce li avevo già. L'occorrente, il pennellino e la ciotolina. Poi cosa serve ancora? L'acqua ossigenata, 40 volumi, 250 ml. Questa è la cosa che mi preoccupa di più, sullo stato poi dei capelli e la polvere decolorante. Me ne è andati 4, però mia, della Parisienne tra l'altro. La Parisienne è la marca che vendono anche i cinesi, ve lo dico, se questo è un negozio forniture parrucchieri. La Parisienne comunque sì, la vendono anche i cinesi. Vediamo cosa dicono. È la prima volta che lo faccio così, il decolorante di solito lo compravo già pronto al supermercato, però non se ne trovano granché. Mettere in una ciotola non metallica la quantità necessaria di polvere, aggiungere la polvere e l'emulsione ossidante, il rapporto 1-2. Ok. E mescolare accuratamente con una pennellessa fino a ottenere una crema densa uniforme. Volumi. 30-40 volumi, tempo di posa, fino a raggiungere la schiaritura desiderata, ma senza superare 40 minuti. Ok, mi ha detto di provare con due e poi vedere come va. Vabbè, dei guanti monodose ovviamente. Il biglietto con il rapporto, perché me lo faccio scrivere. Una busta di 30 grammi, 60 ml di ossigeno. Quindi 60-120. Proviamo. Allora, la cosa importante da fare è indossare una brutta maglia per non sporcare i vestiti. In questo caso ho scelto questa di Simone, che ora che gli ho gliela rovini, perché c'è scritto My girlfriend is out of town.
La mia fidanzata è fuori città e c'è lui che fa festa con altre due ragazze. Lui, ipotetico. Per cui ho deciso di mettere questa, anche perché non posso rovinare il mio bellissimo vestitino. Non mi sono truccata granché, come potete notare. Spero che non mi venga un attacco di allergia, perché non sapevo bene come mi uscivano, quindi ho detto, vabbè, togliamo gli orecchini prima che mi si rovinino. Questi qua, che tra l'altro sono quelli d'argento. Devo stare attenta al microdermal che mi sta uscendo. Questa è una maglia brutta, bisogna molto stare attenti proprio a non rovinare i vestiti. Ora mi sciolgo i capelli, non vi spaventate perché saranno tutti in aria. E ovviamente ho preso anche una spazzola. Avevo preso anche una spazzola. Aspettate, vado a vedere. Facciamo anche i capelli, me li sciolgo dopo, se no dovete vedere questo scempio per chissà quanto. Allora, preparo questo dentro la ciotola, verso la polvere decolorante. O prima dovrei versarla ossigenata, non lo so. Facciamo la polvere decolorante, quindi metterò 60 grammi, quindi per 30 sono 60 ml, per 60 sono 120 ml di ossigeno. Non so se mi conviene fare prima verso la polvere, così almeno. Si vede che sono proprio nata parrucchiera, eh. Allora, vorrei anche farvi vedere, ma non c'è granché da vedere. Allora, ho fatto un forellino e vado a versare la mia polvere azzurra, il mio composto azzurro. Ah, 30 grammi, comunque non è poco, eh. Speriamo che basti. Ne ha date 4 per sicurezza, perché mi ha detto che ho su tantissimi capelli, il che è vero. Ok, il risultato è questa polvere azzurra. Comincio già ad avere fastidio al naso. Ho già passati 7 minuti, non ho ancora fatto nulla. Allora, ok, ho messo anche l'altro, perfetto. E con due buste, da parte con tutte le mani in vase, il risultato è così. Poi prendo l'acqua ossigenata, il mio erogatore, devo arrivare a 120, quindi 100, proprio tutto, quasi tutto. Guardiamo. Quasi metà praticamente. Allora, qui siamo a 100, poi come faccio io a sapere com'è ancora 20? Caspita. Ancora due. Ok, dovremmo aver fatto a occhio. Mai fare cose a occhio. Verso il composto. L'ho già fatto. In realtà non è la prima volta che lo faccio, perché l'avevo già decolorato una volta così. Non so se era il decolorante o se era il biondo platino che avevo preso, fatto così. Quindi non è che sia la prima volta adesso. Non facciamo scenate. Con il pennellino inizio a miscelare il mio composto fino a ottenere qualcosa di simile ad una roba omogenea. Quindi cercherò di impegnarmi un po' come impastare. No, che io abbia impastato tante volte, una volta solo ho fatto il pane azzimo in quarantena, quindi più o meno l'idea era quella, solo che c'era farina e acqua e non era da mettere sui capelli. Ah, vi dico già che l'ammoniaca, ho tutti i capelli in aria, non fateci caso, l'ammoniaca la sento già fortissimo, tra l'altro, come odore, in questo periodo poi di allergia, pazzesco. Secondo me dovrò usarne ancora, però. Proviamo così. Allora, cerco di pettinare e separare i miei capelli, partendo dalla radice, ovviamente, fino alle lunghezze. Questo mi preoccupa parecchio. In realtà mi preoccupano le lunghezze, ma mi preoccupa anche fare le cose come si deve. Io parto, eh. L'ideale sarebbe partire comunque sullo scuro, di modo che uno non ha problemi. Aiuto, si salvi chi può. Io parto e la applico col pennellino
in maniera omogenea, partendo ovviamente da lì, dalla radice. Non è semplice. Perché comunque la radice è quella scura naturale e quindi sono quelli che vanno a danneggiarsi un pochino meno, diciamo. Bisogna anche essere abbastanza veloci, secondo me, a fare questo lavoro qua. Cercare di essere il più rapidi possibili. Fatto questo, buon, che mi sono fermata, adesso non so più cosa fare. Non ho mai capito come si fa quella cosa lì della separazione dei capelli. Per applicarlo su tutte le ciocche, è una cosa che proprio non concepisco, non sono in grado. Ovviamente il capello deve essere, questo lo penso che lo sappiamo tutti ormai, non deve essere appena lavato, ma lavato da diversi giorni, 2 o 3 giorni massimo. Cioè meno, ecco, sto già facendo danni, meno il capello risulta pulito o comunque appena lavato. E meno dolore si sente e meglio è, secondo tutti qua, secondo diciamo quello che dicono anche i parrucchieri. Infatti, ma ho chiesto, ma devo per gli ho detto stupidamente, ma lo sapevo già la risposta. Ho detto, ma è meglio farlo sul capello liscio, va bene anche se sono così mossi. No, no, tranquilla, anzi guai a te non lavarli. Lo sapevo che non si dovevano lavare, però pensavo che magari sul liscio venisse fuori qualcosa di meglio. Allora tenterò di applicarla un po' dappertutto. Adesso guardo e poi ci riaggiorniamo. Ragazze, ho applicato la tinta sulla parte della radice. Devo preparare altre due perché non mi basta. I miei capelli sono veramente una roba allucinante e hanno bisogno di tantissimo prodotto, per cui sto applicando il secondo round praticamente. Perché non mi basta, per fortuna che me ne ha date dietro di più, perché altrimenti ero proprio in difficoltà. Sì, l'ho applicata stando allo specchio, perché altrimenti ho paura. Vedete che sta già iniziando a prendere. Altrimenti avevo paura di. Allora, 30, 60, 60, 120. Praticamente lo uso tutto. Avevo paura di far qualche stupidata, quindi meglio farlo in concentrazione, tanto più o meno. Avete capito come funziona e preferisco applicarlo su, come si dice, sul capello guardandomi allo specchio perché non vorrei mai, siccome era una roba un po' delicata, non vorrei mai fare qualche stupidata. Ora rifaccio la pappetta, mi ricordo che anche quando vado a farlo dalle parrucchiere praticamente, come si dice, stanno sempre a. Guardate come sta schiarendo già la mia radice naturale, ovviamente quella. È la cosa più semplice da schiarire, quindi non dovrebbe avere grosse problematiche. Poi comunque più che altro mi preoccupo di vedere come salterà fuori la parte tonalizzata, che è quella che preoccupa un po' di più. Facciamo la pappettina. Vado applicarla. Ecco ragazze, alla fine l'ho applicata tutta con le mani, come fa Federico Fashion Style, che lo vedo sempre che fa le cose con le mani. Vediamo un po', il tempo di posa e poi vi faccio sapere. L'ho cercato di applicarla dappertutto, speriamo di aver fatto qualcosa di decente. Ragazze, sono passati solo tipo pochi minuti, 5 minuti, da quando ho fatto su tutto. Sono un po' preoccupata per il verde, speriamo che vada via in qualche modo, però i miei naturali sono già schiariti di brutto, come potete vedere. Dopo 5 minuti sul capello naturale piglia tantissimo, per cui mi auguro di averla solo applicata giusta dappertutto. Adesso proveremo, non so cosa fare, intanto che aspetto. Proviamo a aspettare, poi li devo ovviamente lavare. Massimo 40 minuti di posa, per cui più o meno 10 minuti saranno già passati tra tutto. Vediamo un po' se piglia il colore, cioè se toglie, e sono curiosa di vedere che colore salta fuori sotto con tutti questi tonalizzanti. Poi in teoria secondo me non dovremmo avere grossissimi, ho tutte le orecchie azzurre, grossissimi problemi a fare questo viola perché comunque non è chiarissimo, quindi non dovrebbe dare grossi fastidi. Scopriremo tra poco. Addio, addio.
sono in procinto di dover sciacquare. Come potete vedere, la radice ha preso benissimo, si è schiarita tantissimo. Mentre invece le lunghezze sono ancora verdi, però si stanno sbiadendo piano piano. Non terrò su tantissimo il decolorante, ancora pochi minuti, e per sicurezza poi sciacquo quello che esce, esce, e al massimo sarà sicuramente un effetto sfumato più scuro sulle punte, come lo era già anche prima, però non voglio esagerare con il tempo di posa, insomma, anche perché raccomandano di non superare i 40 minuti, quindi dobbiamo stare nei tempi. Ragazze, rieccomi. Allora, ormai il dado è tratto, il danno è fatto. Ora scopriremo insieme che cosa è successo. Forse questa luce artificiale non va bene. Lasciamo quella, aspettate. Allora, scopriamo insieme come è venuto. Allora, premessa, sulle lunghezze l'ho tenuta davvero poco rispetto che le radici, perché in realtà poi non si, oh mio Dio, vedete che non si sono colorati, cioè si sono schiariti parecchio rispetto a come erano prima, perché erano molto più scuri, però non ho voluto esagerare perché non volevo danneggiarli. Questo è il risultato, non vi spaventate, sono abituata a vedermi la testa decolorata, quindi... però ecco, mi preoccupa un po' questo verde che è rimasto comunque abbastanza visibile, non si è tolto molto. In realtà adesso dovrei farci un'altra decolorazione, a parte la frangia, che infatti quella è venuta meglio. Cercherò di coprire tutto col viola e vedere cosa salta fuori. Non ho voluto esagerare perché, come vedete, voglio mantenere il capello sano, quindi preferisco stare un po' meno esagerata coi tempi di posa, però non trovarmi col capello completamente andato. Per cui questo è il risultato. Vabbè, la punta è stata decolorata molto bene, devo dire. Spero di non aver lasciato dei punti scuri. Ci sono alcuni punti che sono un po' scuretti. Sì, due o tre punti sono rimasti un po' scuretti, però farà questo effetto un po' sfumatura. Il capello poi sotto è tutto verde. Nello sciacquare la decolorazione ho utilizzato poi questo conditioner Keratin Oil che ho comprato da questa Pola, e che veramente li ammorbidisce un sacco. Ora non ci resta che procedere con il colore. Chissà cosa uscirà, speriamo che esca, perché sì, si sono schiariti, devo dire, non è che adesso sono rimasti scuri, però non sono molto chiari. Vediamo cosa salta fuori applicandoci questo colore. Speriamo che non esca una stupidata. Vediamo. Non ci saranno mai le istruzioni in italiano. Sì, lo devo mettere sul capello umido, immagino, e tenere in posa fino a 20 minuti, però mi aspettavo... Questo lo teniamo di scorta. Dovrei farci un'altra decolorazione, però ho paura veramente di rovinare i capelli. Comunque, a vederli così, adesso non li ho ancora asciugati, però mi sembrano normali, nel senso, come quando li asciugo normalmente, anzi quasi più morbidi, oserei dire. Non è una stupidata quella che dico, perché veramente, vi giuro, a volte sono più secchi. Ho trovato un posto strano in cui poter farvi vedere l'applicazione. L'unica cosa, ecco, non li ho sciacquati solo con acqua, ma ho usato anche questo conditioner, proprio per evitare che i capelli diventassero troppo, come dire, troppo secchi, non li volevo troppo secchi. Però dai, si sono sbiaditi abbastanza bene, tenete conto che erano molto molto più scuri e sotto erano praticamente blu le punte, quindi dai, non posso lamentarmi. Allora, scusate, aspettate che apro la finestra, perché sennò continua a sbattere. Allora, prendiamo. Vediamo, speriamo che esca qualcosa, se no li tengo così, mezzi gialli, mezzi verdi. Tra l'altro non mi dispiace neanche la punta di verde che ha preso, questo verde chiaro, secondo me è asciugato, non è neanche malaccio. La frangia vedo che non si è neanche rovinata, calcolate che quando ho fatto la decolorazione, una volta che sono stata dal parrucchiere, mi si era bruciata tutta la frangia col decappaggio, per cui sono quasi stata più brava io in questo caso con l'applicazione. Vediamo se riesco a aprire. Ma istruzioni su come si apre sta cosa
Io ho bisogno di sapere come si apre tutto. Proprio. Magari mi metto i guanti, che sarebbe una bella idea. E poi devo tenerli come l'oracolo perché sono proprio in carenza. I miei sono 3 giorni che cercano guanti. Questi li avevo presi per caso mesi fa e li ho tenuti di scorta perché sono grandi. Non sapevo neanche che ci fosse la taglia dei guanti. Speriamo che pigli. Lo terremo su un po'. Guardate che meraviglia questo viola. E lo metto nella ciotola. Magari l'asciughiamo con l'asciugamano dopo averla ovviamente pulita. Ok, mi dice mettilo con le mani o col pennellino per aiutarti. Io la prima volta magari opterei per il pennello, che così facciamo un lavoro un pelino più preciso. Comincio a mettere un po' di prodotto, mi servirà probabilmente quasi tutto. Costa un po' caruccio questo perché viene a 13 euro un vasetto, però d'altronde di questi tempi che ci devo fare, e vado ad applicarlo molto molto tranquillamente, con un po' più di tranquillità rispetto a come ho applicato, come si chiama, il decolorante. Ormai la parte peggiore è finita. Vediamo cosa salta fuori. È un po' scomodo farvi anche il video insieme, però ci tenevo che così almeno vi fate due risate in quarantena. Oltre a vedermi vendere vestiti, vi potete fare due risate anche a vedermi con capelli improbabili. Mi auguro solo che si copra il verde, cavolo. Un pochino almeno. Vedremo il da farsi. Se non si copre, dovrò prenderne uno un po' più scuro da mettere magari sulle punte. Ora vedrò come fare. Tanto un esperimento. Tanto alla fine mi vede solo mezzo mondo su YouTube, quindi chi se ne frega. Sono abituata. Non ho paura. Chiedo già scusa alle parrucchiere che non saranno, cioè gli verranno i capelli davvero verdi a loro a vedere quello che faccio io. Magari non colora un tubo. Devo andare. Oggi vado giù dalla ragazza che me l'ha venduto a fargli vedere i risultati. Dico: che mai fatto? La colpa tua che mi hai venduto questa roba. No, lei veramente giuro non voleva neanche vendermelo, cioè non voleva vendermi un tubo. La porta perché non voleva vendermi nulla. Sono stata io che ho insistito tantissimo finché abbiamo trovato il viola, che poi a vederlo così applicato sembra anche super chiaro rispetto a come lo vedo. Sicuramente prenderà bene le punte, mi auguro solo che si copra questo verde. Sono proprio curiosa. Questo ovviamente è una colorazione temporanea, per cui non è assolutamente una roba dannosa per il capello, quindi si può tenere su tutto il tempo che si vuole, assolutamente. Per cui non è una cosa, cioè, anzi, sono tipo ristrutturanti addirittura, quindi ammorbidiscono il capello oltre che a colorarlo, quindi non c'è dentro nessun tipo di roba dannosa per il capello, almeno nel senso dal punto di vista chimico. Infatti, i capelli restano sempre belli morbidi. Io, avendo questi colori, per mantenere appunto un colore umano, ecco, questo non doveva succedere. Oddio, adesso Simone non vedrà più il verde, ma vedrà il viola ovunque. Dicevo, ecco, vedete, questo è quello che succede quando una persona come me fa queste cose. Ad in giro che sono, sembro tutta verde, adesso sembrerò tutta viola. Simone sicuramente mi preferisce viola che verde, perché mi prendeva sempre in giro, mi diceva che sembrava un alieno, perché vedeva tutti i residui verdi sulla pelle. Adesso ve lo sto applicando ancora bene, adesso sto facendo la brava perché mi sto filmando, però normalmente sono anche peggio di quello che vedete. Le parrucchiere davvero piangeranno a guardare questi video e pregheranno di poter riaprire. Ti prego! Anticipate, evitate che succeda ancora così, condivideranno con le loro clienti il video. Non fate come fa questa ragazza, non fatelo a casa. Che poi, vabbè, tutto sommato, per essere una principiante, per modo di dire, perché non ho mai studiato, dai, me la cavicchio abbastanza bene. Almeno premiatemi, come si dice, premiatemi il coraggio da premiare di sicuro. Sì, un paio di punti scuri li ho visti. Chissà dietro, ma dietro mi sembra che Simone me l'abbia tipo. Ecco, ho peggiorato la Simone.
me l'abbia tipo sistemato con i guanti, i due punti, che ha detto che sembrava che c'era poca, poca roba. Infatti ho detto, sistemamelo, ti prego. Va dietro tanto, non ci si specchia mai, quindi. Chi se ne fotte? Ok. Sono curiosa, non curiosa, peggio. Qua mi sa che servirà tutto. Altro che se avete i capelli corti, ne basta metà. Comincerò ad andare a prenderlo con... Cercherò anche una soluzione un po' più economica, magari di viola, perché tonalizzante 13 euro, un po' caruccio, però a mali estremi, estremi rimedi. Devo cercare di metterlo su tutta la capigliatura, il che sarà molto difficile. Devo chiedere anche... No, è caduto! No, è uscito in alcuni punti. Cioè, no, no, no! Pure sulfide. No. Cavolo. No, no. Non sono fatta per fare i tutorial, quelle cose qua. Cioè, voi me li chiedete, ma io, cioè, combino sempre di quei disastri che la metà basta. Dietro chi si vede, boh. Io non lo so come fanno le ragazze su YouTube che fanno vedere che si specchiano dietro, che mettono su tutto il prodotto. Come cacchio fate? Ma io non lo so. Cioè, non sono persone normali, dai. Ma come cavolo fai? Adesso me lo spalmerò con le mani nella parte dietro perché davvero. Chissà cosa escono. Chissà come escono, guarda. Guardate, sono già un po' preoccupata a dire il vero. Che se non piglia. Mi sembra un viola molto chiaro. Ho paura che non piglia. Io ci picchio dentro anche un po' di lavanda dopo. Quello che ho del colorista. E sti cavoli. Niente, alla fine ho fatto così anche col decolorante. Ce lo butto sopra così con le mani. E chi si è visto, si è visto. C'è viola ovunque. Meno male che Simone non è ancora entrato perché sa che sto facendo il video. Perché se entrava si spaventava. Ho paura proprio che non vada a pescare su quel verde che è troppo scuro. Quindi mi escono i capelli unicorno praticamente. A parte gli scherzi, me l'ha appena scritto una ragazza, una mia cliente, che mi ha detto: Ah, ti usciranno i capelli unicorno. Io, ma wow, guarda che li decoloro, ma scherzi. Adesso mi escono unicorno davvero. Io ci butto sopra anche il lavanda che ho del colorista da 40 anni e vediamo un po' cosa salta fuori perché sono un po' spaventata da questo. Non, cioè, mi sembra proprio che non prenda questo violetto, è troppo chiaro. Cioè, troppo chiaro, non è che è troppo chiaro, è chiaro rispetto ai capelli, ai miei capelli. Per cui nel dubbio facciamo tutto un mix. Adesso comunque dovrei averlo applicato, non dico dappertutto, però quasi. Devo andare a prenderlo e vediamo, chissà cosa salta fuori, salta fuori una porcata. Si è voluto sbattere la testa e adesso prende, paghi le conseguenze. Sempre così. Non ascoltare i parrucchieri o i professionisti. Va, dai, dai, che usciranno. Mamma mia, io ho paura. Usciranno multicolore. Faremo finta che avremo fatto l'effetto apposta, cancelleremo questo video e dirò, ragazzo, cambiate idea. Alla fine li ho fatti multicolore. Ma usciranno davvero tipo, tipo arcobaleno. Ma non era un effetto voluto comunque. Vabbè. Ora io provo. Chissà perché mi è saltato in mente di fare sta cosa. Provo a metterci su anche un po' di lavanda. Quello di colorista. E vediamo un po' la situazione. Allora, né ragionevole, è proprio dubbio, molto ragionevole. Io questo che ce l'ho da tipo 6 anni. Da quando era uscito. Non l'ho mai più usato. Perché me ne avevano parlato un po' male dal punto di vista del deposito, però non mi va di gettarlo. Lo provo a mettere, vediamo che cavolo di mix salta fuori. Questa è proprio il lavanda che dicevo io, Purple Hair, ed è questo viola qua di colorista. Proviamo. Vediamo se copre un po', se escono magari sfumati, se esce qualche cosa, chissà. Qua tra l'altro ci sono dentro anche i guantini, quindi almeno non devo usare quelli là giganteschi.
proprio curiosa, curiosa. Magari è una stupidata che sto facendo, però nel dubbio meglio fare un po' di mix. E poi questo me lo tengo, non è che lo metto tutto, così vediamo cosa salta fuori. So che mi ero ripromessa di non usare più il colorista, però tanto si depositano anche gli altri. Pensavo che gli altri fossero meno forti come colori, ma alla fine mi sono accorta che c'è tutta una schifezza da fare qua, da sistemare. Mi sono accorta che poi non sono neanche così... è proprio viola questo. Non sono neanche così esageratamente... Lo metterò solo sulle punte, ovviamente. Perché io ho paura che il verde non pigli. Non so, cioè, sono così anche gli altri, quindi non è che... Il colorista adesso è proprio spazzatura. Cioè, dentro, ci sono dentro dei componenti che non sono al massimo, che si depositano sul capello, però vedo che anche gli altri, meno male che sono maschere riflessanti, ma non si schiodano comunque lo stesso dal capello. Chissà che cosa salta fuori alla fine. Lo scopriremo solo vivendo. Magari non mi piglia più neanche il colore e resto mezza verde e mezza rosa. E se uscissero bene non sarebbero neanche male, però... Ho dei presentimenti un po' bislacchi. Questo verde non se ne va. Non se ne va. Questo verde non sa da fare. Mi sembrano anche più tanti i capelli. Pieni di roba. Il verde non se ne va. Non se ne va neanche a sparagli. Boh, secondo me non si colora. Cioè non si colora più, eh. Se non si colora più devo fare un tonalizzante super scuro. Cosa che non voglio arrivare a fare, quindi colorati, colorati. Ora io li lascio da soli, li lascio in posa, quindi scompra un po' di questo, li lascio in posa un'ora, li lascio in posa un po' e vediamo un po' cosa salta fuori, vediamo, non lo so. È quasi peggio della decolorazione praticamente, come ansia, anche se era la parte più facile, ma... Vuoi vederli così? Non lo so. Cosa salterà fuori? Non promette molto bene, a dire il vero. Però lo scopriremo tra un po' che mi faccio viva io, forse. Se no questo video resterà così nel limbo e non mi vedrete più fino a che apro i parrucchieri. Ragazze, eccomi qua, ho sciacquato i capelli e ora li scopriamo insieme. Io ho già visto che le punte ovviamente non si sono assolutamente decolorate, secondo me la decolorazione è stata troppo leggera, per cui mi aveva consigliato la ragazza di fare un'ulteriore eventuale decolorazione. Ora vediamo il risultato, li asciugo e poi valuto. Sicuramente dovrò farci una decolorazione ancora per renderli più omogenei. Mi sembrano i capelli proprio del... Boh, così, mentre li sciacquavo da asciutti, nel lavandino. Cioè, no, giuro che non li ho ancora guardati, li guardo con voi. Non vi volevo magari dare una sistemata e togliermi la maglietta. Per togliermi la maglia mi toglierò anche i capelli. Non vi spaventate. Però, vediamo cosa è saltato fuori. Oddio! No. Oddio! Non è venuto niente di quello che doveva essere. Sono completamente come non devono essere. Sono venuti arcobaleno. Cioè, ma io mi chiedo, ma dove è finito tutto il viola? Cioè, zero proprio. No. Zero, zero, zero. Non ha preso niente. No. Anzi... Sono ancora blu praticamente. Oh, io giuro che li ho decolorati perché avete visto. Cioè, praticamente sono arcobaleno. Ora io non so cosa potrò fare di questi capelli se non asciugarli e vedere il risultato. E poi dovrò... Cioè, sono ancora sanissimi, per carità, ci mancherebbe altro. Però forse non li ho neanche sciacquati benissimo, a dire il vero. Il viola non c'è da nessuna parte, probabilmente è un viola troppo chiaro. Provo a asciugarli che vediamo. Ragazze, non è uscito proprio per nulla quello che volevo io. Simone è tipo sconvolto, ma non l'ho mai visto così sconvolto come oggi. E mi dice, ma... devi uscire così.
devo andare da Tigota. I capelli praticamente sembrano, io mi auguro che qualcuno pensi che siano fatti apposta arcobaleno, ma in realtà cioè, il viola, a parte su alcune ciocche decolorate, non ha preso per niente, zero. Mi sono sbiaditi tantissimo. Dio, cioè, devo andare assolutamente a rimediare questa cosa. Ovviamente non li ho piastrati per non esagerare, sono molto morbidi una parte qua, la parte sopra che è quella che ho legato sono un pochino più secchi e più rovinati, quindi dovrò farci assolutamente dei trattamenti super 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 emollienti. Vado a comprare ancora un po' di decolorante e un tonalizzante come si deve, che non sia quello, perché quello non piglia proprio nulla. Ora infatti pensavo di andare da Tigotà, di fare un salto e vedere se trovavo qualcosa di più idoneo. Cioè, sembrano i capelli arcobaleno. Cioè, se volevo impegnarmi a fare una sfumatura, non mi sarebbe mai uscita. Cioè, adesso mi piacerebbe vedere la reazione di mia mamma. Cioè, boh. Poi tenete conto che uno non sono truccata perché ho solo un pochino di mascara e quindi non ho il viso truccato e i capelli non sono piastrati ma solo fonati. Perché non volevo, diciamo, come si dice, non volevo assolutamente passare la piastra per poi stare magari a rifarli domani o quello che è. Però mi auguro che la gente pensi che siano fatti apposta. Cioè, Rosa proprio non è venuto nulla. Niente proprio. Sono tutti, tutti completamente sfumati. Dal verde al blu, al rosa, al giallo. Non sono particolarmente rovinati, in realtà il decolorante l'ho tenuto su pochissimo sulle lunghezze, a parte la parte qua sopra che è quella che ho preso per prima e che è andata un pochino a danneggiarsi di ulteriore, cioè un po' di più, diciamo, che già erano secchi perché sono quelli che piastro praticamente tutti i giorni. Beh, Simone è sconvolto, vi giuro che era una persona sconvolta. Vabbè, c'è anche di peggio, insomma. Adesso vado da Tigotà a vedere di sistemare un po', mi prendo ancora un decolorante se c'è e domani o dopodomani sarebbe meglio. Provo a farlo sulle lunghezze qua che sono rimaste blu, cioè blu non si toglie neanche a volerlo. E vediamo un po'. Cerco un tonalizzante un po' più decente dal punto di vista proprio del prendere sul capello, perché questo non prende niente. Ho usato una boccetta intera. Per fortuna che avete visto perché l'ho filmato e non ha preso niente. Solo poco, 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 poco. Mamma mia. Vabbè, i piastrati magari sono pure meglio, a dire il vero. Mi sembra di essere un unicorno proprio. Speriamo che la gente pensi che siano apposta. Mi accorgo subito da come mi guardano.